Climatfest 2023, siamo qui con Geo che ci racconterà della sua associazione. Allora, è la prima volta che partecipate come associazione a questo Climatfest? Sì, è il primo anno che partecipiamo e siamo abbastanza entusiaste perché è una bella occasione. Poi anche oggi c'è una bella giornata, quindi sì, molto bella. E cosa vi aspettate voi come associazione da questo Climatfest? Allora, essendo la prima volta che arriviamo qua come ribellione animale, quindi come movimento per la giustizia animale, climatica e sociale, sicuramente stiamo trovando un ambiente molto concorde a quella che è appunto la tematica principale, quindi l'idea di giustizia che non sia solamente ambientale, intesa come qualcosa di esterno a noi, ma anche proprio totale, quindi giustizia sociale, giustizia animale, perché anche le altre creature che abitano il pianeta devono avere giustizia insieme a noi, che siamo anche noi degli animali, chiaramente siamo degli animali umani. Sì, questo. Ok, quali sono le attività che proponete oggi? Allora, oggi abbiamo un banchetto dove possiamo trovare appunto delle informazioni su quello che è il problema dell'allevamento generalmente, quindi a livello globale, ma anche in Italia. E, in generale noi chiediamo come movimento lo stop ai sussidi pubblici dell'industria zootecnica, ma anche quella ittica, e le attività venatorie, perché purtroppo la caccia, soprattutto in Italia, sta devastando quella che è la nostra biodiversità, e quindi nonostante ci siano tante opinioni diverse su quella che è la caccia, la scienza parla chiaro. Quindi ad esempio se l'80% dei mammiferi, scusatemi, il 60% dei mammiferi sul pianeta è appunto sono animali d'allevamento, questo è un grande problema per la biodiversità e bisogna tutelarla. Il resto dei mammiferi che non siamo noi umani, appunto il resto dei mammiferi come possono essere orsi, orse, volpi, ma anche di mare, quindi delfini eccetera, stanno avendo un calo di popolazione veramente pazzesco, che è assolutamente da tutelare. Attualmente in Italia non ci sono delle leggi che favoriscono questa tutela, e quindi diciamo che con lo stop ai sussidi pubblici, all'industria zootecnica, ittica e alle attività venatorie, quello che vogliamo fare è tutelare la biodiversità. E come? Chiaramente facendo sì, quindi la seconda richiesta che abbiamo, che il governo inizi una transizione verso un sistema a base vegetale, un sistema alimentare a base vegetale. E questo significa fondamentalmente che anche banalmente, cioè quando andiamo al supermercato e prendiamo un pacco di patatine, proprio una cosa banale che non serve alla nostra sopravvivenza sul pianeta, chiaramente non è un pacco di legumi, non è un pacco di pasta, stiamo parlando di un pacco di patatine, non troverai più quella, una delle tante cose che si trova negli ingredienti, che è 0, ora faccio un esempio, 0,09% di latte in polvere, perché delle cose inutili ci sono, non utili alla nostra sopravvivenza, dei prodotti animali, no? E questo è perché la base del sistema alimentare attuale è proprio sulla base dello sfruttamento degli animali. E ripeto, non sono io come persona che fa parte del movimento a dirlo, ma è proprio la scienza. Ad esempio la scienza ci dice che 2/3 della biomassa di mammiferi e uccelli. Ok, vuoi farlo vedere a tutti? Certo. Mostra pure la telecamera. 2/3 della biomassa di mammiferi e uccelli sul pianeta sono destinate all'allevamento di terra. Per non parlare dei pesci. I pesci hanno anche loro una drastica diminuzione di popolazione, ed è molto problematico perché l'oceano è il polmone blu, grazie all'oceano noi riceviamo l'ossigeno, chiaramente ci sono dei processi, si chiamano tipping point, che arrivando a questi tipping point, che appunto sono dei processi che una volta avviati, come la distruzione delle barriere coralline ad esempio, è difficile che riescano a ritornare in vita, no? E quindi noi per sopravvivere anche come specie umana sul pianeta dobbiamo capire che gli animali attorno a noi non sono degli oggetti, fanno parte dell'ambiente, come anche noi umani. Ok, allora ringraziamo molto Geo per averci raccontato della sua associazione e invitiamo tutti a prendere in considerazione la vita degli animali. Grazie. E unirvi a noi se...